Buonasera fratelli nerazzurri e nonne, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu, Sergio Saruggeri. Ciao ragazzi, buona serata a tutti, buon mercoledì sera a tutti. Vi ho voluto fare il video oggi perché dai, un po' di quotidianità non guasta, anzi adesso mi impegno tutti i giorni un video perché è troppo bello stare in vostra compagnia, lo sapete. E comunque oggi, insomma, da dibattere ce n'è da dibattere. Perché? Perché comunque l'interista è un tifoso particolare, lo sono un po' tutti, ma noi siamo proprio particolari. L'interista è spaccato dopo ieri, ragazzi, i fratelli nerazzurri sono spaccati, c'è chi spaccherebbe tutto dall'arrabbiatura, poi c'è il disfattista, ci sono tre comunque categorie, e poi c'è il tifoso che vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi partiamo dai bicchieri mezzi pieni. Bicchieri mezzi pieni dopo ieri sera sono giustificati, io sono uno di quelli. Perché? Perché il bicchiere è mezzo pieno. E comunque, dopo le dichiarazioni del portiere dello Shakhtar Donetsk di ieri, ragazzino di 20-21 anni, molto bravo tra l'altro, e insomma, escono rinfrancati, no? Perché? Perché io ieri, essendo un bicchiere mezzo pieno, tante volte, soprattutto ieri, a volte mi sembra di essere troppo buono, troppo visionario e fare conseguenzialmente il male della mia Inter, a parlarle sempre bene. Però attenzione, non è così perché mi conoscete. Però cosa dice il portiere dello Shakhtar Donetsk? Dice che comunque l'Inter ieri ha giocato veramente molto bene, e quando gli fanno la domanda che differenze, che difficoltà, le differenze tra l'affrontare Real Madrid che hanno battuto e l'Inter, lui risponde no, è stato molto più difficile affrontare l'Inter. Perché? Perché soprattutto nel primo tempo non riuscivamo a uscire dalla loro linea, non riuscivamo a uscire, la linea difensiva faceva fatica a uscire. Ecco, questo per rispondere ai tanti fenomeni che dicono ma loro non hanno giocato. Sì, ma loro non è che non è che te lo spiega il portiere, che loro non è che non hanno giocato perché non hanno voluto giocare, ma perché non riuscivano a uscire. Infatti, nel secondo tempo, quando l'Inter è calata, un po' stavano uscendo. È quello che tanta gente deve capire, e anche tanti fratelli nerazzurri, perché allora, cioè, io lo so che poi passiamo ai bicchieri mezzi vuoti, ci sono tanti che giustamente sono arrabbiati perché si aspettavano una vittoria, tanti dicono che comunque il bicchiere mezzo vuoto, dopo ieri cosa ti dice? Ti dice che comunque le partite fondamentali le sbagliamo sempre. Ti dice che ieri ci voleva più qualità, quindi comunque Eriksen doveva giocare. Io di Eriksen onestamente abbiamo già parlato tanto, adesso mi piacerebbe vedere parlare lui sul campo, no? Lui e anche Lautaro Martinez, cioè vedergli parlare meno, no? Lui quando va in nazionale, Lautaro Martinez negli ultimi periodi spesso e male, perché ha fatto delle dichiarazioni che non mi sono piaciuti, li voglio sentire parlare senza fare polemiche sul campo. Però torniamo ai bicchieri mezzi vuoti, e cosa gli diciamo ai bicchieri mezzi vuoti? Che chiaramente una parte di ragione ce l'hanno, perché l'Inter, ma non ieri, perché l'Inter sicuramente, insomma, tutti noi ci aspettavamo una partenza sia in campionato, soprattutto in Champions League, diversa. Però comunque bisogna anche dire che l'Inter ha pareggiato contro il Borussia, una partita dove questi hanno fatto due gol e non si capisce come li hanno fatti, perché non si capisce, quindi lì non mi appello alla sfortuna, perché lo sapete cosa ne penso, però comunque lì è veramente molto particolare. E ieri comunque nel primo tempo cosa dovevano fare di più? No, spiegatemi, ieri nel primo tempo cosa dovevano fare di più? Poi nel secondo cosa c'è che non è andato? I cambi, ragazzi, ma io non me la sento di sparare sul mister, ma non perché io voglia difendere il mister, per l'amor di Dio, però secondo me ha preparato benissimo la partita, numero uno. Poi
maggior ragione dalle dichiarazioni anche del portiere, che vi dice in tutta serietà e in tutta sincerità soprattutto: guardate che l'Inter ha fatto un partitone ieri, perché noi non è che non volevamo giocare, ma non riuscivamo a uscire da quella cazzo di linea loro di pressing offensiva, e stavamo sempre nella nostra tre quarti, non perché ci piace la nostra tre quarti. È importante la cosa, quindi fanno capire che il mister ieri in più cosa doveva fare. Sì, magari sui cambi, no? Sui cambi, poteva fare meglio sui cambi, per l'amor di Dio. Però ragazzi, quando si parla anche della rosa ampia, parliamo anche un po' della rosa ampia. Cioè io non riesco a capire, ma abbiamo la rosa ampia, abbiamo più soluzioni rispetto all'anno scorso? Sicuramente, perché è vero, abbiamo più soluzioni offensive rispetto all'anno scorso, però a livello qualitativo che soluzioni abbiamo? Cioè, perché siamo migliorati, non in tutti i reparti, perché a sinistra, centro-sinistra, se si fa male Bastoncino, chi mettiamo? Mettiamo Skriniar, ok, a piede invertito, che è stata la causa l'anno scorso dell'inizio del grande disagio e di una sorta di involuzione del giocatore, purtroppo, che rimane sempre fortissimo comunque, ok? Nicola Robò come centrale di sinistra, diamogli tempo, ma secondo me lui non può giocare, ok? Veniamo al quinto di sinistra, no? I nostri anelli deboli che erano da rinforzare. Esce Young, non Roberto Carlos, e chi ti entra? Perisic. Ragazzi, io non sono una vedova di Biraghino, perché i video sono lì da vedere, quelli dell'anno scorso. L'ho sempre stimato e apprezzato perché è veramente un cuore nero azzurro come noi. Però ho sempre detto che, insomma, lo vedevo di più come rotazione, non come titolare, perché poi lui in maniera particolare secondo me sentiva molto la nostra maglietta. Però parliamoci chiaro, cioè, dover fare questi ragionamenti dopo il reparto che tutti ci aspettavamo che dovesse essere migliorato, insomma, un po' mi girano le scatole. Però io tra Biraghi e Perisic a tutta faccia, io faccio giocare Biraghi tutta la vita, quindi rosa ampia a centrocampo forse, ma lì c'è anche ragionamento da fare a centrocampo. Ho capito, a centrocampo, però per dare più equilibrio alla squadra e deve giocare il mio amico Piastrella. Anzi, colgo l'occasione per fare gli auguri al mio Piastrellino. Perché? Perché il mio Piastrellino è il risultato negativo. Mi sei mancato, Piastrella, te vedi bene. Torna presto, che mi fai sorridere, che ti voglio bene io, Piastrellino mio, bello, caro. Centrocampo, sì, a centrocampo abbiamo visto che Vidal, nonostante comunque le defiance commesse, no, in quella settimana maledetta contro il Borussia, dove comunque a me era piaciuto da matti, tranne quelle due stronzate che ha fatto, comunque può dare tanto a questa Inter e comunque sta già dando tanto. Però a livello di ricambi cos'è migliorato? Se Naigolan dovesse restare con noi fino al termine della stagione, sì, siamo migliorati indubbiamente. Esce Vidal, entra Naigolan, siamo sicuri che rimanga fino alla fine stagione? Vedremo. Quindi, cioè, ecco, volevo un attimino parlarvi di queste cose, dei bicchieri mezzi pieni, dei bicchieri mezzi vuoti. Io vi dico la mia, io vi dico che sono fiducioso, perché vedo che comunque l'Inter e soprattutto il mister ieri è stato attentissimo. Quindi rispondiamo anche a quelli che mi dicono ma non è più Conte, non ha grinta. Non è vero, per il semplice fatto che ieri l'Inter guidava, si continuava a sentire giratela, stai attento, gli gridava sempre, non forzate, perché è la parolina magica, equilibrio. Quindi io la vedo in netta ripresa l'Inter. Poi spero di non sbagliarmi, ma sono certo, perché si vede, ecco. Volevo solo parlarvi di queste cose, salutarvi, ringraziare, fare gli auguri al mio amico Sorin, che oggi compie gli anni. Ciao Sorin, te veri ben, tanti auguri. Salutare i miei fedelissimi, oggi li saluto tutti e inizio a salutare il mio amico Maurizio, Mau Boni, un grosso bacione, te veri ben. Stefano Fiumicelli, l'amico Cossu, l'amico Flavio, l'amico Luca Pellegrino, l'amico Yoshi, poi Alessio Fischietti è nel mio cuore, quindi mettiamoci anche lui. E se mi sono dimenticato qualcuno,
No, beh, come dimenticarmi di Stefano Iovene. Stefano, scusa, ti vedi bene anche a te, grazie di tutto. No, veramente, grazie a tutti, grazie per il vostro affetto. Di Milano il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Ciao ragazzi, forza Inter, state tranquilli e sereni che siamo fortissimi.